Uomini e donne gossip, Giulia pensa ancora a Luca? Lo sfogo di lei. Cosa prova oggi Giulia Latini per Luca Onestini? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice la sua. Con l'entrata di Luca Onestini al Grande Fratello VIP i riflettori, inevitabilmente, si sono spostati anche su chi con lui aveva condiviso il percorso a Uomini e Donne. Lo abbiamo visto con la sua ex fidanzata, Soleil Sorge, invitata spesso nei salotti televisivi a parlare della loro storia. Durante le sue ospitate inoltre quest'ultima aveva spesso tirato in causa Giulia Latina, che come lei aveva corteggiato Luca in passato. La Sorge, nello specifico, aveva accusato entrambi di essere rimasti in contatto dopo la trasmissione, tenendo lei all'oscuro di tutto. Una volta fatto il suo nome Giulia ha dato la sua versione dei fatti e, finita la storia tra Soleil e Luca, ha poi preso le parti di quest'ultimo in più occasioni senza problemi. Oggi però quali sono i rapporti tra lei e Luca? Cosa prova l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per questo Onestini? A chiedere maggiori delucidazioni al riguardo è stata proprio una sua fan che, su Instagram, ha invitato Giulia ad esporsi di più sulla questione. Non ho mai fatto sperare niente, scrive la Latini, ho solo sostenuto pubblicamente quel ragazzo perché gli voglio bene per quel poco che abbiamo vissuto insieme, ma questo non vuol dire ritorno di fiamma. La stessa poi, cercando di essere più chiara possibile, ha aggiunto, proprio perché è una storia superata e priva di rancore sono riuscita a spendere belle parole. Vi bastano queste spiegazioni? Quello con Luca Onestini, dunque, sembra essere un capitolo chiuso definitivamente per Giulia. Luca Onestini, dopo l'amore e l'amicizia, Raffaello tornò nei rapporti con i concorrenti fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Questo anno per Luca Onestini non è stato fortunatissimo per quanto riguarda l'amore ma, al contrario, lo stesso non si può dire di lavoro e amicizia. L'esperienza al Grande Fratello VIP lo ha arricchito di nuove amicizie e nuove conoscenze, rilanciando la sua immagine anche da un punto di vista professionale. Il successo raggiunto da Luca è stato celebrato anche da Raffaello Tononché. In questi giorni, ha pubblicato sui social una dedica speciale per il suo caro amico Luca. Un momento d'oro dunque questo per l'ex tronista che, dopo la caduta, è riuscito a rialzarsi più forte di prima.